Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video di prodotti top, in particolare parliamo di 5 prodotti per capelli sotto i 5 euro, quindi 5-5. È una tipologia di video che mi piace perché mi dà un'idea, mi piace anche guardare. Mi dà un'idea chiara e precisa di quelli che sono i prodotti efficaci e in un range di prezzo. Ho intenzione di fare la stessa tipologia di video anche per i prodotti viso e corpo e poi di fare la stessa cosa anche con 10 prodotti sotto i 10 euro. Partiamo subito però con questo video. Allora, ho usato diversi prodotti capelli. Probabilmente se avessi avuto qui tutti i prodotti capelli che ho usato nella mia vita, questi 5 prodotti potrebbero essere anche diversi. Vi parlo di quelli che sono i 5 top in questo momento, ma non escludo che ovviamente possano cambiare. Ne farò sicuramente altri in modo da potervi dare, e mostrare diversi prodotti. Allora, sicuramente un prodotto che includerei in qualsiasi caso, perché è un prodotto che ho acquistato più volte e che mi piace molto e che continuo a utilizzare sempre, è quest'olio per capelli, questo trattamento intensivo di questo brand che non so neanche pronunciare, Langer Madken, non so neanche cosa voglia dire. È comunque un brand che potete reperire al DM. Quest'olio sta al limite perché viene, mi sembra, 4,50 euro, un prezzo del genere circa. 4, sì, comunque meno di 5 euro, però comunque sono qualcosina in più di 4 euro, se non sbaglio. Però è un prodotto che mi piace davvero tanto e che sui miei capelli fa la differenza. È praticamente un trattamento intensivo 150 ml con olio di cocco e olio di buriti. Non appesantisce la chioma, effetto anticrespo, rende i capelli luminosi, li protegge dal calore del phon e migliora la pettineabilità. Tutto vero. Può essere applicato sui capelli umidi oppure asciutti. E è veramente un elisir per i miei capelli danneggiati, stressati, problematici. Quindi io lo utilizzo prevalentemente dopo averli lavati, mai prima, perché comunque ovviamente essendo un olio rischiate che li renda comunque oleosi. Devono sempre essere umidi i capelli per usare prodotti oleosi, perché sennò rischiate veramente di ungerli e di fare un pasticcio. Quindi o sul capello appunto appena lavato o comunque umido, vado a spruzzare un po' di questo prodotto sulle mani e poi vado ad applicarlo su tutte le lunghezze. Lascio perdere ovviamente l'attaccatura, perché l'attaccatura invece è un pochettino più grassa, quindi tendono comunque a dare un'idea di sporco all'attaccatura, mentre ovviamente poi le lunghezze sembrano sempre pulitissime perché sono più secche. E devo dire che mi aiuta tantissimo, sia nell'effetto finale, cioè nel senso che a renderli veramente più lucenti, più sani visivamente parlando, ma allo stesso tempo anche li rende molto più pettinabili, più morbidi, districabili, che è un po' il mio cruccio perché avendoli molto lunghi faccio fatica a pettinarli, mi si formano sempre tantissimi nodi e quindi io senza questo prodotto faccio veramente una fatica allucinante. Me ne sono resa conto proprio quando mi era finito, sono dovuta andare a ricomprarlo. Questa è una delle confezioni finite che ho in bagno, ovviamente ne ho un altro in uso. L'avevo fatto acquistare addirittura una volta a mia mamma perché ero disperata. E comunque per rapporto qualità-prezzo sicuramente ci sarà altro in commercio, ma per me questo vale tantissimo la pena e mi trovo veramente molto bene. Mi è capitato anche di abbondare, di metterne un pochettino di più e non ho mai trovato un senso di pesantezza o di unto sui capelli, quindi comunque facilmente gestibile, mi raccomando, sempre bagnati o umidi, non asciutti, perché anche se dice che appunto si può applicare anche sui capelli asciutti, io eviterei, ecco, al massimo le punte.
Mi è capitato, io dopo aver lavato i capelli faccio sempre la treccia in modo che poi mi vengano le onde quando li sciolgo e se sento che la parte finale, che è quella più ovviamente rovinata, è un pochettino più secca, mi capita di andare ad applicarlo magari un pochettino leggermente proprio sulla parte finale, sulle punte. Ottimo, ottimo, ottimo prodotto che appunto ho acquistato veramente tante volte, che continuerò ad acquistare e che vi consiglio di conseguenza. Poi, altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo, che ho già riacquistato più volte, è una maschera per capelli. Questa è una maschera di Omia Laboratoire e questa in particolare è quella all'aloe anti-crespo. Mamma mia, questa luce mi rende un po' difficoltoso mettervi a fuoco quando le confezioni sono bianche, però credo che abbiate capito di cosa vi sto parlando. Io in realtà in questo momento ne ho due, ma li tratto come se fossero un unico prodotto, perché diciamo che è la stessa, cioè la stessa linea, stesso brand, stessa tipologia, cioè cambia che questo è per capelli crespi, questo per capelli lisci, questo è all'aloe, questo è l'olio di argan. Tra i due devo dire che io ho preferito, per una questione di districabilità e leggermente anche per la profumazione, quella all'aloe, ma sono entrambe veramente molto molto valide, quindi a seconda delle vostre esigenze potete provarne una o l'altra. Ce n'è una terza, se non sbaglio, che però non mi ricordo se ho provato, e comunque non ho qui in questo momento, quindi vabbè. Ve ne mostro giusto una in rappresentanza, ma credo che tutte queste maschere siano veramente molto valide. Questa in particolare per me, per quello che ho provato io, è la migliore. Ha un 6 mesi di pago, 150 ml, un piccolo prezzo se la trovate in offerta. Io l'avevo trovata addirittura a 2,70 euro, quindi credo che sia il prezzo più basso con cui io l'abbia mai vista trovata. Però può arrivare appunto anche 5 euro. Ve l'ho inserita anche se appunto potrebbe sforare, perché non dovete acquistarla se sfora 5 euro. Ovviamente no, perché non ne vale la pena. Cioè, non che non ne vale la pena, li vale, però sapendo che si può trovare a meno, io non l'acquisterei a più di 5 euro, 4 al massimo. E, è un prodotto veramente ottimo perché anche questo, a parte che è biologico, quindi comunque tutta una serie di ingredienti naturali e quant'altro. Anzi, no, scusate, non è vero. Quella all'argan è biologica, questa qua all'aloe invece no, vedete che non ha la certificazione. Non so se è un packaging più vecchio, magari questo che non ce l'aveva, o se effettivamente questa non è certificata, non lo so, ci ho fatto caso ora, pensavo di sì. Comunque, quella all'aloe è una maschera ristrutturante per appunto capelli secchi e spenti, crespi. Mi aiuta tantissimo, esattamente come l'olietto, a dare morbidezza al capello e a renderlo pettinabile una volta appunto lavati i capelli. Tra le varie maschere, credo che sia una delle migliori, almeno che io abbia provato. Mi piace tantissimo, mi piacciono tanto anche quelle Garnier, non tutte. A me in particolare piace quella alla papaya. Non ce l'ho qui in questo momento, quindi comunque vi ho mostrato questa. Anche perché quella Garnier comunque è già più difficile trovarla a un prezzo più basso. Credo che da listino superi 5 euro, quindi non poteva rientrare. Questa invece dovrebbe essere più bassa. In ogni caso la trovo veramente ottima, è un prodotto che ho acquistato più volte, ha una profumazione delicata, districa veramente molto bene, lascia i capelli molto morbidi, mi piace tanto e ve la consiglio assolutamente. Poi appunto per il prezzo piccolino che ha, consigliatissima. Poi, altro prodotto, questa volta uno shampoo. Questo è un po', diciamo, una novità, quindi ve l'ho inserita perché è uno degli ultimi shampoo che ho provato e utilizzato e devo dire che mi è piaciuto molto, anche perché ha avuto un prezzo proprio piccolo, piccolo, piccolo. Questo prodotto l'ho trovato in offerta a 1,50 euro, 1,90 euro, un prezzo del genere, per comunque 250 ml di prodotto, e questo in particolare è uno shampoo nutriente alla rosa selvatica e mirtillo rosso per capelli secchi. Ne ho in uso adesso in questo momento un altro che ho appunto in doccia e devo dire che entrambi mi sono piaciuti.
lava bene il capello, fa abbastanza schiuma e mi dà proprio un'idea di un bel lavaggio. Si sciacqua però anche facilmente, quindi non è di quelli che dovete stare lì 2 ore a sciacquarli per avere il capello pulito, perché sennò poi magari vi restano i residui sul capello che lo rendono più sporco. No, ha essenze di origine naturali, non ha siliconi, quindi comunque sono tutti del prodotto. 12 mesi di PAO, contiene degli estratti naturali, come indicato da questo logo, questo bollino che non so che valore abbia in realtà, però comunque così sta scritto. E mi è piaciuto molto. Questa è la rosa selvatica, che è conosciuta e apprezzata sin dall'antichità per il suo profumo avvolgente e rinfrescante. Lo shampoo con estratto naturale di rosa selvatica idrata e fortifica i tuoi capelli. La formula con mirtillo rosso ricco di antiossidanti dona ai tuoi capelli idratazione e lucentezza. Vero? I tuoi capelli ritrovano idratazione e saranno protetti contro le aggressioni esterne. La formula leggera senza silicone, coloranti artificiali deterge delicatamente i tuoi capelli senza appesantirli. Capelli visibilmente sani. Devo dire di sì, cioè devo dire che comunque per il piccolo prezzo che ha, a me questo shampoo ha soddisfatto. E quindi ritengo che possa entrare tranquillamente nei top, diciamo, 5 sotto i 5 euro per questo giro. Poi parleremo di altro, però questo per il prezzo che ha, assolutamente consigliato. Poi, altro prodotto, questa volta parliamo di uno shampoo secco. È una tipologia di prodotto che non sono un'esperta, nel senso che ho provato solo Balea, come shampoo secco, ma secondo me ne vale la pena. Ecco, diciamo che è un prodotto salva giornata, salva tempo, perché a un prezzo piccolo piccolo mi permette di avere i capelli puliti e non solo per quella giornata. In realtà io riesco a tirare anche tutto il giorno dopo, cioè se lo utilizzo il mattino e arrivo a casa la sera sono stanca o arrivo a casa tardi, magari devo comunque uscire la sera, insomma non ho tempo di lavarmi il giorno stesso i capelli, posso tranquillamente farlo il giorno dopo senza che risultino schifosi, anche perché comunque diciamo c'è una roba. Vanno lavati, ecco, questo è palese. Però quando c'è un'emergenza è veramente un prodotto che ti permette di uscire con i capelli che sembrano puliti, senza, diciamo, veramente creare delle schifezze sui capelli. Si crea una patina bianca, ma che poi voi andate a rimuovere con una salvietta o comunque pettinando al volo i capelli e sembrano come nuovi. Io sono rimasta esterrefatta la prima volta che l'ho utilizzato. Tant'è che da allora non sono mai più rimasta senza, quindi io devo sempre avere una confezione, se non due, in bagno di shampoo secco in emergenza. Ed è un prodotto che effettivamente mi piace molto, non so, anche per la palestra, per i viaggi, per tutte quelle situazioni in cui non riuscite a lavarvi i capelli. Ovvio, se siete un maschio, fate prima ficcarvi sotto la doccia e lavarvi tutto. Ma per le donnine che magari hanno anche i capelli lunghi, cioè io non è che non mi lavo, mi faccio la doccia. Ma se magari arrivo a casa tardi la sera, lavarsi i capelli per me vuol dire impiegarci un'ora comunque del mio tempo, non tanto per lavarli, ma lavarli e il balsamo e la maschera. Se non faccio altre robe, impacchi, pre-shampoo, robe varie prima. Comunque lavarli, asciugarli, che ci metto tantissimo, e pettinarli. È veramente un dispendio di tempo che ogni tanto mi fa pensare, ma tagliati quei capelli, che così non ne parliamo più, non perdiamo più tempo. Però no, non lo voglio fare, almeno non per ora. E quindi questo è veramente un prodotto salvatempo. Con cui io mi trovo molto bene. Vi mostro questa in rappresentanza, ma in generale, la linea degli shampoo secchi di Balea per me è stata una scoperta fenomenale. Piccolissimo prezzo che va intorno ai 2 euro, una cosa del genere, 1,90 euro, 2 euro, 2,60 euro, dipende, se non ricordo precisamente, ma comunque non arriva ai 3 euro. E io veramente ce l'ho sempre in casa e per me è un prodotto top che dovete provare assolutamente. Consigliatissimo. Ultimo prodotto, è stato un pochettino difficile selezionarlo, soprattutto perché volevo stare appunto sotto i 5 euro e un prodotto che invece avrei voluto mostrarvi,
che è un prodotto di Yves Rocher abbastanza nuovo, il balsamo universale, vabbè, ve ne parlerò magari in un altro video. Insomma, sfora i 5 euro, quindi non si poteva mettere. E allora ho deciso di mettervi un balsamo che mi è piaciuto molto, in più è un prodotto biologico e sto parlando del balsamo di pH Bio, in particolare questo qui al timo. Questo qua, finito ovviamente. È per capelli grassi e con forfora, anche se io in realtà non ho, cioè in realtà ho l'attaccatura un po' più grassa e le lunghezze di conseguenza la decolorazione più secche, ma se no il mio capello è un capello comunque normale, più tendente al grasso, all'attaccatura quantomeno. E mi sono comunque trovata bene con questo, molto bene, con estratti vegetali 100% bio, privo di parabeni, di paraffine, oli minerali, eccetera, eccetera. Ed è appunto un prodotto biologico certificato IAB e vegan, ok. Ha il timo ha anche proprietà riequilibranti, e mi è piaciuto anche per questo, perché appunto utilizzandolo comunque anche nella parte alta della testa, cosa che faccio magari raramente con altri balsamo, andava effettivamente a sgrassare questa parte, ma allo stesso tempo andava comunque a idratare e a rendere soffice e morbide le lunghezze. Quindi mi è piaciuto molto. E niente, sono 250 ml di prodotto, pagato 2 euro e qualcosa, adesso non ricordo precisamente. Io l'avevo acquistato alla Lidl, per un certo periodo di tempo è stato reperibile anche al DM, ma credo che ora non ci sia più. E quindi non so dove si possa acquistare, forse su qualche sito comunque di prodotti biologici. E devo dire che comunque mi ha soddisfatto parecchio. L'unica piccola pecca, se posso trovargliene una, è il contenitore, l'erogatore più che il contenitore, perché è talmente denso come prodotto, come balsamo, che praticamente, vedete, anche qua è rimasto attaccato sulle pareti della confezione. Quindi cosa succede? Che per farlo uscire io devo stare 2 ore lì così, schiacciare per far uscire tutto il prodotto, e quindi dovevo, cioè, fare proprio un po' di forza prima di farlo uscire. Insomma, se vogliamo dargli una pecca, questa è la pecca, che ogni volta devo star lì e non mi usciva il prodotto. Per quanto riguarda però il prodotto in sé, la sua funzione, il suo utilizzo, il suo risultato, ottimi davvero, straordinario. E quindi questo è tutto. Questi sono i 5 prodotti sotto i 5 euro per capelli, che vi consiglio, che mi sono piaciuti, che io trovo assolutamente top o comunque consigliati. C'è da dire che per categorie come lo shampoo, l'olio e la maschera li trovo assolutamente top da avere, da provare. Per quanto riguarda shampoo e balsamo, ce ne sono forse di più in commercio che valgono. Quindi ne ho inseriti due questa volta, perché comunque sono due shampoo o balsamo che mi sono piaciuti. Ma sicuramente ce ne sono anche tanti altri. Però questi qua valgono quello che costano, anzi qualcosina di più anche rispetto a quello che costano, visto che sono comunque prodotti molto economici. E spero di essere stata chiara, di esservi stata utile, di avervi tenuto un pochettino di compagnia. E per oggi è tutto e vi mando un bacione. Ciao ciao!